Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i prodotti terminati del periodo. Non sono tanti, ma siccome tra poco tornerò a casa mia, non voglio portarmi dietro i vuoti e quindi vi mostro che cosa ho terminato, abbiamo terminato. Allora, intanto vi faccio vedere questo prodotto che non è finito, ma quasi, e che comunque lascerò qua, ed è il sapone per le mani alla verbena di Yop. Di questi saponi ne ho provati diversi, devo dire che come qualità sono praticamente tutti identici, sono dei saponi che lavano bene ma fanno pochissima schiuma, quasi niente, sono dei gel abbastanza densi, secondo me l'unica cosa che cambia è la profumazione. Questa la verbena è una profumazione, devo dire, molto molto buona, abbastanza fresca, che mi piace molto. Non è male, non sono dei cattivi prodotti, l'unica cosa è che preferisco qualcosa che fa leggermente più schiuma. Poi abbiamo terminato il bagnoschiuma Dermomed nutriente senza parabeni, frangipane e pesca bianca, un prodotto questo qua che avevo portato da casa mia, buonissimo, profumazione magari un po' più estiva, dolcina, un mix perfetto di frangipane e pesca, mi piace un sacco. Ho utilizzato anche il deodorante di questa linea e devo dire che è veramente buono, non secca la pelle, fa una buona schiuma e costa poco. Per il viso ho terminato il gel detergente detox della linea Carbone Attivo di Equilibria, un gel nero molto 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 denso, sembrava quasi uno slime, non si rompeva subito a contatto con l'acqua, mi è piaciuto a livello di detergenza, perché comunque lava bene il viso, non brucia gli occhi e non secca la pelle. Non mi è piaciuta la confezione perché è arrivato poi in fondo, il gel era talmente tanto denso che non sono riuscita a prenderlo con la pompettina, e non mi è piaciuta la profumazione perché sa di fragola, molto dolce e molto forte. Un prodotto al carbone attivo di colore nero, io ecco, mi aspetto una profumazione diversa. I colori, i packaging spesso richiamano anche a delle profumazioni, e quindi ecco, questa profumazione secondo me stona con il tipo di prodotto, a me non è piaciuta. Però a livello di detergente era un buon detergente viso, ma non credo di riacquistarlo. Di questo trovate la recensione sul mio blog con inci, prezzi eccetera, ve lo lascio giù nell'info box. Poi, terminati questi dischetti Today, non lo so, li ha presi mamma, mi servivano per la gatta, credo li abbia presi al Penny, se non sbaglio, buoni, niente di che, comunque buoni. Poi, terminata una schiuma per radersi di Balea, questa qua, classica, buona, il rasoio scorre bene, la pelle rimane bella liscia, è una schiuma proprio come quelle da barba, una buona profumazione, un buon prodotto, anche qua costa veramente poco, quindi super consigliato. Abbiamo terminato poi l'Isofor protezioni mani fresh, detergge e rimuove i batteri, questo qua non è male, non secca la pelle, la profumazione non mi ha proprio piaciuta, però vabbè, chi se ne frega, fa una buona schiuma, lava bene, quindi buono. Credo di averne, questo l'aveva comprato mamma, ma penso di averne un paio anche a casa mia. Ultimo prodotto è questo detergente intimo Enfasi, il neutro, delicato, pH 5.5, mi è piaciuto, buono, una profumazione delicata, un prodotto delicato che non va a irritare, ma che comunque lava molto molto bene la zona, quindi mi è piaciuto, buono, sì, il profumo sa proprio di prodotti antibatterici dell'ospedale, però a me piace e anche questo ve lo consiglio. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete finito voi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!